Bentornati su Chef in Cucina, amici di Rete 8, e oggi insieme a noi con grandissimo piacere il giovanissimo e talentuoso chef Tiziano Paolini. Buongiorno Jennifer, buongiorno a tutti. Tiziano, è veramente un piacere ritrovarti. Sempre. So che hai fatto un percorso molto bello anche su reti nazionali, quindi insomma stai riscuotendo veramente grandi successi. Stiamo facendo quello che si può, insomma, nel nostro piccolo. E portare sempre più in alto il nome dell'Abruzzo, perché... Sì, sempre, sempre, quello è la prima cosa. Assolutamente sì, anche perché noi lo diciamo sempre e non ci stanchiamo mai di ribadirlo: l'Abruzzo è una terra meravigliosa, ricca di tante cose, prodotti eccellenti, chef bravissimi, e veramente abbiamo fatto passi da gigante. Sono d'accordo, io con le ultime esperienze, prima del nome ho detto Abruzzo Francavilla al mare, prima del nome, dopo ho detto il nome. Fantastico, è una cosa veramente fantastica, dobbiamo essere orgogliosi della nostra terra generosa e meravigliosa. È vero, sono d'accordo. E allora, però veniamo a noi alla ricetta di oggi, che è una ricetta molto estiva e anche questa comunque molto, diciamo, abruzzese, perché comunque utilizziamo uno sgombro, che è un pesce poverissimo, molto economico, diciamo sempre di stagione, perché parliamo sempre di stagionalità del mare, e perché no, comunque estate, diciamo, si parla sempre di giardino, grigliate, feste con amici, quindi comunque non lo so, io lo sgombro, l'alice ce l'ho come ricordo del grigliato d'estate. Okay. Allora, quindi abbiamo fatto questa ricettina sempre fresca, semplice e molto veloce, perché il tempo è sempre poco. Noi abbiamo bisogno comunque di ricette semplici, veloci, perché diciamocelo chiaramente, quando torniamo a casa dopo una giornata di lavoro, ma anche semplicemente anche dopo una giornata in spiaggia, non è che abbiamo tutto questo desiderio di stare fornelli. So che è per vero. Te no è un discorso è diverso, che non regge, perché tu devi stare fornelli, però insomma, più che devo, voglio, vuoi. Okay. è vero, e devo dire che d'estate specialmente diventa veramente impegnativa come cosa. Sì, è vero. Beh, come ogni lavoro, d'altronde. Come ogni lavoro, sì, però io dico sempre: se le cose si fanno con passione, allora non abbiamo nessun tipo di problema, perché la passione è il motore del mondo. È vero, verissimo. Abbiniamo quindi il nostro sgombro con una scarola fresca, dell'uvetta passa, arancio. Ok. Ovviamente ho preso tutti i prodotti che normalmente di solito abbiamo a casa, perché l'insalata comunque ce l'abbiamo, l'uvetta sempre c'è in magazzino, le arance comunque, diciamo, anche se non sono ora di stagione, però bene o male si trovano sempre. La nota agrumata con questa ricetta ci sta sempre bene. Ci sta. Allora, semplicemente, prima operazione da fare: andiamo a pulire lo sgombro, andiamo a sfilettare, come già vi abbiamo fatto vedere. Se vuoi te lo faccio vedere velocemente. Sì, dai, come facciamo? Facci vedere. L'abbiamo già eviscerato, ovviamente. Okay. Ricordaci un po' la tecnica. Semplicemente coltello affilato, se si può, ovviamente. Sì. Un'incisione sotto la testa. Ok. Così. Sì. E poi andiamo con la punta del coltello a passare sopra la lisca. Ok. Come si passa sulla lisca, si sente comunque sfregare la lisca. Sì, infatti si sente proprio un suonetto. E quindi non abbiamo problemi. Ok. Cioè non rompiamo la carne. Perfetto. Come vedi, eccolo qui. Che bello. Ovviamente noi siamo veloci, a casa si fa un po' più con tranquillità. Beh, io credo che comunque per fare questa operazione la cosa più importante sia sicuramente avere un coltello super affilato. Certo. Perché se non abbiamo un coltello affilato rischiamo veramente di farci male. Rovinare la carne. È vero. Poi se vogliamo lo delischiamo. Ok. Noi abbiamo un deliscatore, però a casa dico sempre: se non si ha, si compra una pinzetta per le sopracciglia, anche se non è molto carino, si usa solo per quello in cucina. Okay. E togliamo. Ma noi donne quante lischette. Ne abbiamo di pinzette rosse che dobbiamo buttare? È vero, e togliamo le lische. Se no, se non le vogliamo togliere, le lasciamo. Non lo sapevo, io ne ho un sacco, non so che ci devo fare. Vedi? Bene. Ma le estremi rimedi. È vero. Come è diciamo vero. Sempre. E niente, sfilettiamo il nostro sgombro. Ok. Tra l'altro, cioè possiamo anche lasciarlo rustico, cioè non sfilettarlo, se lo vogliamo lasciare intero così, non è un problema. Lo spiniamo dopo. Possiamo farlo fuori in giardino sulla griglia, oppure si fa in casa in padella. In padella. E il risultato è questo. Noi ovviamente per tempi televisivi lo abbiamo già preparato. L'abbiamo già preparato. Un'operazione veramente semplice. L'unica cosa, l'accortezza è prendere il filetto con lo sgombro in una ciotolina, bagnarlo con un po' di salsa di soia e olio extravergine. Okay. Lo massaggiamo, crea una sorta di salsetta, così gli diamo anche una sorta di glassatura, e lo andiamo a grigliare o
a scottare in padella. Tempo di cottura? Tempo di cottura 4 minuti. 4 veramente minuti. Perché comunque la carne è piccola, sì, e fa veramente velocissimo. Non dobbiamo mai stravolgere la cottura, no, cuocere eccessivamente, mai. Soprattutto il pesce, perché sì, andiamo veramente a rovinarlo. Il pesce è buonissimo veramente con pochissime cose. Poi, sì, poi passiamo invece alla scarola. Scarola, la puliamo, la laviamo per bene, sì, se vogliamo ci passiamo un po' di amochina, comunque così li togliamo tutti i batteri che ha. Okay. La andiamo a spadellare neanche senza aglio, solo con l'olio. Olio caldo, spadellata veloce. Eccola, perché qui la scarola deve rimanere croccante, sì, come quindi, vedi. Anche perché comunque è veramente un ortaggio, sì, molto molto delicato e tenero, quindi veramente la cottura deve essere velocissima, sì, sì, mia proprio nonna. Scarso un minuto, croccantissima, okay, rimane, e la lasciamo. Guardate che bella. Eccola. Poi qua l'arancio, okay, l'arancio l'andiamo a pelare, sì, in un passaggio molto veloce. Ok, io ne faccio vedere solo metà, quindi la peliamo a vivo, giusto? Sì, a vivo. Ok, come vedi, mazza quanto siamo precisi. E ci andiamo a prendere solo la polpa. Ok, ok, se non si riesce a fare questo lavoro, beh, facilissimo, dai. Sì, è facile, però tu dici, per voi è sempre tutto facile, mi dicono quando mi vedono, no, fai le ricette, è sempre la verità, tutto facile. A me cosa dispiace, io sono una che poi mi dispiace sprecare, anche lo se so, poi in realtà butto tanto. Io quando faccio questa cosa a casa, poi prendo e faccio, ecco, infatti di questo, lo volevo, lo dicevo dopo, se no ci possiamo fare comunque una bevanda. Esatto, senza, esatto, problemi, perché se non vogliamo pelarla a vivo, il problema del pelare a vivo è solamente quello, che rimane un po', certo, di polpa, però insomma, andiamo un po' più rustici. Io tagliamo mentre a fettina, mando in continuazione, quindi penso che anche i nostri telespettatori facciano lo stesso. Tu se lo non, fai? Io, si vede addosso a me. Che lo faccio? Ma viva qualche chilo in più, Tiziano. Beh, va bene, sinonimo, sì, sì, di benessere, no, allegria e felicità. Allora, diciamo che ho messo qualche chilo perché quando dicevo che lavoro fai, faccio il cuoco, sì, cuoco, ma sei magro, che okay, cuoco fai? Allora, ma, scusa, Tiziano, giustamente ho dovuto prendere qualche chilo per dare. Ma anche io, ma voi, ma mi ci vedreste così a fare questa trasmissione? Ma no, no, vabbè, cioè, per l'amor di Dio, uno fa quello che può, però sai, un cuoco magro non è tutti vero, ci credono, capito? Vero, meno è veritiero. Vero, è vero, è vero. Come è vero, vedi, dicevo, la possiamo sia pelare a vivo, se no rustico, proprio, okay, tagliata a dadini, se non, okay, si vuole, diciamo, perfetto, impegnarsi troppo. Benissimo. Lo possiamo già impiattare, sì, perché sì, siamo, sì, pronti. Sì, siamo pronti per l'impiattamento. Allora, piatto. Allora, eccolo qua, abbiamo tutto quello che ci, certo, serve. Quindi spostiamo tutto. Perfetto. E mettiamo a favore di camera. Piatto. Okay. Scarola. Quindi facciamo un letto di scarola. Sì. Non so se avete, okay, notato che questa ricetta è completamente senza sale, perché il nostro, sì, chef Tiziano Paolini proprio non ama cucinare con il sale, quindi fa tutti i piatti molto naturali. Questo poi devo dire, abbiamo parlato di chili in più, ma questo è veramente leggerissimo. Questo sicuramente. Anche perché abbiamo utilizzato la salsa di soia, che, sì, dà sapidità, quindi comunque. Ma quanto è bello questo piatto, chef, fresco. Sì, più che altro è fresco. E se mettessimo, ma mi sta venendo in mente, vai, così, al posto dell'arancia il pompelmo rosa, si potrebbe fare? Anche, sì, io diciamo che... Però è un po' amaro invece l'arancia, sì, bella dolce. Sì, questo è dolce. Però se si amano comunque i gusti un po' più amari e aspri, si possono usare senza problemi. Quanto sei bravo, Tiziano, okay, questo piatto è di una semplicità incredibile. Semplice, ma è sempre ci mettiamo qualche germoglino noi per... Sì, questi sono germogli d'aglio? Allora no, questo, no, è un germoglio di limone, di e limone, questo di basilico. Che meraviglia! Basilico rosso. Dai! Ecco qua, sempre un filino d'olio per concludere il piatto. E ci siamo! Ci siamo! Voilà! Semplice, semplice! Semplice, fresco, fresco, veloce, salutare e dai, anche dietetico, lo possiamo si dire. Si può dire, ovviamente. Anche se a me questa parola non piace tanto, dieta, però. È un piatto che lo si può preparare anche in anticipo, eh? Cioè, okay, lo possiamo preparare il giorno prima, sì, la mattina per la sera, perché lo sgombro grigliato, lasciarlo... È buono anche freddo. In frigo, sì, è buono, lo cacciamo casomai un'oretta prima di mangiarlo, okay, così comunque torna a temperatura ambiente. Anche perché d'estate che ci vuole a tornare a temperatura, certo, ambiente. E lo si può preparare la mattina, uno va al mare oppure lavora, e la sera ce l'ha già pronto. Invece velocemente griglia, lo si scotta, proprio un passaggio che ci abbiamo messo. Perfetto. Due minuti, nulla, velocissimo. Nulla, grazie per questo piatto. Questo è il piatto. Veramente semplice, veloce, gustoso, bello anche da vedere. Complimenti, Tiziano. Grazie, grazie mille, grazie a voi. E come sempre grazie a voi per essere stati insieme a noi. L'appuntamento con Chef in Cucina è quotidiano, anche domani saremo insieme al nostro chef Tiziano Paolini.
Ciao.